Ma porco dici, tira via la mia subito. Di dove ti andiamo? Ah, da là. Ma di là rischiamo in due, Pietro. Sì, è stato fatto apposta. No, rischiamo il Fausto io. Se scende da lì. Da dove scendi da lì? È di qua il sentiero. Ma vedi, fosse ma ignorante, vengo di chi? Stai vai a sinistra, ignorante. Di qua sono sceso. Di qua sono sceso una volta sola io e quasi mi ammazzo. Vai. Allora, io di qua sono sceso una volta sola, però c'è lì quel ceppo lì che rischi la vita se lo prendi dentro. Basta, a posto. Vedi? Metodo perfetto per scendere, cazzo. Non ti fai male. Puzza un po' di benzina, ma neanche tanto. Io l'ho fatto una volta in vita mia. Gli ho detto di riprovare. Una volta in vita mia ho fatto un lavoro del genere, la cavalcata, però la moto l'è restata lì ferma. E lui è sceso così. A Pirli. Bravo Marco, così. Così che si va già a moto. Piuttosto che farsi male. È vero anche quello. Non è farsi male, però da casa che mi sono fatto male. Dì la verità, non è farsi male, da casa che mi sono fatto male. Cosa ti rimetti a posto tutte le ossa poi? Cazzo, ieri sera ero in giro la in bici. Dare. Ero in bici con mia figlia. Lui, gli dicevo, stai a destra. Stava lui a sinistra con la tua no, stai a destra. E lei era a destra, era giusta. Poi ho cominciato a dire, ma si vedono le mutande? Io ho detto, le mutande si vedono perché ci sono. Non è una brutta risposta, già è quello. Continuava a guardare le mutande, ho detto, non guardare le mutande, guarda la strada. Posto di guardare la strada, guardare le mutande, ha strisciato un marciapiede. Bam, per terra. Per colpo delle mutande? Sì. Sei un ignorante, gli ritirati lì, lei non ricordava più. Anche quello è vero. Ed era a posto. Oh no. Poi sono arrivato a casa. Bestemmie di fuoco, chiaro. Ma poi perché chiaro. C'avevi le mutande? Se non cadevo. Non dovevi mettere le mutande. I ragazzi non te conoscevano mai. E lei è stata contenta, prima sempre di più. A posto. Cazzo.